Mai come questa mattina ho bisogno di Raffaele Morelli. Raffaele, ci sei? Raffaele Morelli? Pronto? Buongiorno. Eccolo. Eccoti, buongiorno Raffaele. Ho bisogno di te perché voglio porti una questione che credo sia accaduta almeno nella vita ad ognuno delle persone che è all'ascolto, ai lavoratori soprattutto. Non lo so, a me è successo stamattina e non ho messo la sveglia ieri sera. Sono arrivato tardi alla radio, ho mancato di rispetto a chi mi dà lavoro e a chi ascolta e non riesco a perdonarmi di essere stato negligente in questa cosa. Quante volte capita a ognuno di noi di non essere capace di perdonarsi alcune leggerezze o alcune, come dire, alcune mancanze di rispetto nei confronti degli altri? Come si fa in questo caso? Vedi Pierluigi, noi commettiamo un grave errore. Pensiamo che il nostro inconscio sia qualche cosa da dominare, da schiacciare. Siamo sempre lì a dirci come dobbiamo essere. Nel continuare a dirci come dobbiamo essere, l'inconscio, che è energia, è la più antica energia che abita il cervello, a volte si ribella, a volte c'è un appuntamento importante e la sveglia non la sentiamo, a volte dimentichiamo cose, documenti che non avremmo voluto dimenticare, che non dovevamo dimenticare. Ora noi cosa facciamo? Facciamo in genere quello che fai tu, no Pierluigi, diciamo guarda che razza di stupido che sei, hai sbagliato, non hai mancato di rispetto agli ascoltatori. Ma questo è molto sbagliato, perché questo cosa fa? Attacca quell'energia che in realtà si è ribellata. Quindi dentro di me, quando noi commettiamo degli errori, c'è qualcosa che mi sta dicendo: guarda Pierluigi che sei troppo concentrato sulle cose che fai, guarda che ti stai fissando troppo sul tuo lavoro, guarda che stai dimenticando qualcosa che non sai cos'è, che vuole emergere. Questo è l'inconscio. L'inconscio vuole sorprenderci, vuole portarci a fare cose non consuetudinarie, non abitudinarie, cose non scontate a cui noi diamo grande importanza. Quindi quando capitano queste dimenticanze, in realtà dovremmo fare festa, non punirci. E poi, perché e poi vuol dire che l'inconscio rompe i nostri schemi, anche se questo magari ci fa fare degli errori importanti, come perdere una trasmissione o arrivare tardi. Sì, poi possiamo dire che il senso di colpa è una di quelle cose che se prima sradichiamo meglio è. Ma guarda, c'è stato un grande psichiatra americano, Kopp, il quale diceva che il compito veramente importante di una persona, se proprio nella vita vuoi fare qualcosa di veramente utile, lui diceva: perdonati. Come perdonati? Perdonati più volte al giorno, perché nel perdonarti, perdonare gli altri è facile, poi quasi sempre un luogo comune, noi non perdoniamo quasi mai, no? Come fanno i giornalisti quando uno gli hanno appena ammazzato la moglie, che dice: lei perdonerà, no? Cosa deve perdonare? Una delle domande più idiote che si possono inoltrare ai parenti, e solitamente i nostri colleghi perseverano in materia. È verissimo Pierluigi, è verissimo, è verissimo. Idiote. Tieni presente che molte tradizioni, come quella greca, quella romana, non conoscevano la parola perdono, conoscevano la parola oblio, perché perdonare implica uno sforzo, no? Invece con te stesso, perdonare vuol dire: ma sì, guarda Raffaele, tu sei anche quello lì, sei anche quello che fa questi errori. E quindi trattare quel bambino che sbaglia con dolcezza, perché quel bambino che sbaglia in realtà ti sta avvisando, ti sta dicendo: guarda che c'è qualcosa dentro di te di cui non ti stai occupando. Perché noi nella vita ci occupiamo di noi, sempre nel dirci dove dobbiamo andare, come dobbiamo essere, come essere nelle relazioni, come vorremmo il nostro partner, la nostra parte, ma ci dimentichiamo di quel bambino che giocava, di quel bambino che ci sorprendeva. La vita delle sorprese occupa un'area troppo piccola della nostra vita. Raffaele, e c'è una la vita dei ragazzi, non la vita di adulti. Questo ci piace da matti. Qualche settimana fa ci siamo occupati di noi adulti, che però amiamo, io mi ci metto serenamente in mezzo, ancora conservare e riscoprire quell'aspetto fanciullo, che però è diverso dall'infantilismo. E qui ti vorrei... Perché stamattina, per esempio, abbiamo commentato questi qui che hanno disegnato delle cose irriferibili nei bagni della Camera dei Deputati. Questi non sono bambini, questi sono puri atti di infantilismo, sono due cose molto diverse. L'adulto credo debba accarezzare il bambino che c'è in ciascuno di noi. Scadere è tutta un'altra faccenda. Fulvio, ti nomino mio psicologo personale. Va bene, assistente con valigetti, porta borsa. Ma guarda, noi stiamo... E parlavo qualche giorno fa a Canale 5, no? Con Rita Della Chiesa, e una giornalista è venuta da me e mentre mi intervistava a un certo punto suona il telefonino e dice: ciao amore, sì amore, guarda che la mamma dopo arriva, amore, sono qui con Morelli, poi la mamma arriva.
detto, scusi signora, ma quanti anni ha suo figlio? 24, e lei lo chiama ancora amore? Ecco, si è creata questa idea molto malata di trattare i ragazzi come bambini, e noi abbiamo un'epoca di bambini. Molte volte senti delle ragazze parlare che hanno 30 anni e nella voce senti la voce della bambina, no? Ecco, bambino vuol dire, infantile vuol dire che non sei cresciuto, che le strutture cerebrali ti portano a fare le stesse cose che facevi da bambino, rompi un rapporto per dei capricci, ti offendi per niente, sei permaloso, no? O permalosa, no? Invece il bambino del saggio è un'altra cosa, è che si posiziona sull'energia giovane della mente, perché non dobbiamo dimenticarci che ogni mattina noi ci rigeneriamo, noi ci svegliamo con un cervello rigenerato, e quindi c'è in noi un bambino, una freschezza, una gioventù eterna che i greci rappresentavano con un dio che è Hermes, Mercurio, no? E quindi essere bambini è fondamentale, anche a 80 anni. Cosa vuol dire essere bambini? Ridere, giocare, essere spensierati in certi momenti. Infantili cosa vuol dire? Ostinarsi a restare bambino. Però c'è una parte dell'essere bambino, cioè che è la spensieratezza, un tasso di sana follia, sì, se vuoi anche di cinismo, perché i bambini sanno esserlo anche inconsapevolmente, sì, sì, che fortunatamente magari da più adulti impariamo a governare, perché se da adulti quelle parti di noi rischiano di impossessarsi della nostra personalità e del percorso fatto, c'è qualcosa che non va. Raffaele. No, il bambino che è in noi... Non è vero che si impossessa. Quando facciamo gli errori tipo quelli che dicevi tu prima del telefono e così via, per esempio un mio paziente ha una riunione con il direttore generale che non sopportava, a un certo punto è sbottato. In quello sbottato però per la prima volta lui gli ha detto delle cose che hanno fatto rivedere tutta la politica aziendale. Quindi, per dirti, no, è sbottato, è stato spensierato, non ci ha ragionato su, ma ha fatto qualcosa di prezioso. Nella nostra spensieratezza c'è sempre un sapere profondo, e questo dobbiamo ricordarcelo. Non è vero che il mondo del bambino prende il sopravvento, è vero che emerge proprio in una battuta, emerge, si può dire? Emerge, sì, prende il sopravvento, sai quando? È quando noi abbiamo preso una direzione troppo rigida per noi stessi, all'inconscio si ribella. A quel punto si ribella. Raffaele, grazie, grazie davvero. Un ci risentiamo a tutti, Luigi, prossima lascia non mettere più la sveglia. sì, va bene, ok. Ha scritto l'ascoltatore, bravissimo, ha detto: ma la sveglia in ritardo è davvero normal people? Sì, va bene, dai, siete molto gentili.